Eccoci carissimi amici ad una nuova puntata di To My Chart, la classifica settimanale dei 10 singoli più popolari nella settimana appunto appena trascorsa. Partiamo e partiamo con una new entry che esce un po' dagli schemi dei tormentoni che tanto vanno per la maggiore in questo momento. L'unico brano internazionale tra l'altro presente nella nostra classifica è Billie Eilish, questa meravigliosa e struggente TV, un brano assolutamente da ascoltare perché un po' come tutti i brani di questa giovane artista americana è qualcosa di eccezionale. Al numero 9 invece torna l'atmosfera estiva e ritorna in classifica anche Elodie con Tribale. In realtà non ci ha mai lasciato, è sempre stata nelle compilation del momento, ma ritorna tra le prime 10 proprio al numero 9. Al numero 8 ancora estate, ancora tormentoni, i Boom Da Bash featuring Annalisa con la loro Tropicana, uno dei brani che sicuramente maggiormente rappresenta l'estate 2022. Continuiamo a salire alla posizione numero 7, troviamo un altro successo estivo, Ana Mena, una delle artiste più popolari del momento, Mezzanotte, altro grande brano, ovviamente spagnoleggiante come lei, ovviamente dal sapore estivo. Perché ci vuole, qua sono tutti tormentoni. Al numero 6, altro tormentone, stiamo parlando di Rove con Shakerando, un brano che in realtà arriva dalla primavera, ma si sta imponendo anche quest'estate, sicuramente uno dei pezzi più importanti dell'intero 2022. Al numero 5, attenzione, pam 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 pam, non so se i pam sono tutti giusti, ma è Irama con un altro fortissimo tormentone di quest'estate. Al numero 4 continuiamo con i grandi successi, questo è un po' diverso perché ha un tema di fondo molto molto serio, molto molto importante, come il tema del bullismo. Due grandi giovani artisti, Gali e Madam, insieme per Pare, un brano che si sta imponendo comunque in quest'estate, non il solito tormentone, insomma. Top 3, podio, al numero 3 risale Fred De Palma con Estasi, e beh, lui sì, ci ha abituato ai grandi tormentoni. Al numero 2, due campioni dei tormentoni, Elettra Lamborghini insieme a Rocco Hunt, un Lola Indigo che ci dimentichiamo, ma fa parte integrante del progetto di Caramello, una sicuramente delle canzoni dell'estate 2022, ma al momento al numero 1 c'è ancora lei, una ragazza giovanissima, una ragazza bellissima, una ragazza con un talento incredibile, Anna Pepe con Gasolina, veramente il successo del momento. Carissimi amici, se volete riascoltare tutti i brani presenti in questa classifica dovete andare ora su YouTube, è già disponibile la nostra playlist ufficiale. Altrimenti l'appuntamento, come sempre, è alla prossima settimana con una nuova To My Chart, sempre in compagnia del vostro Davide Gerbino. Buon weekend e buona musica a tutti!